Bella a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Mario Mandzukic 17. Ci ritroviamo oggi questa nuova live, lo dico proprio così, live, vuol dire vita, stream, dove torno a parlare, come avete visto, sì, ho incontrato Stefano Suoro. Faccio vedere la foto? Faccio vedere la foto, tac, qua, bene, bene. Vabbè, questo so io, lo Stuart. Niente, cosa dirvi? L'ho incontrato in autogrill. Cosa volete dire di più? Ce ne vuole culo? Forse sì. Sono stato fortunato? Penso di sì. Ho avuto culo? Sì. E quindi vediamo se qualcuno verrà in live stream. Live. Ok, live streaming. Abbasso il volume perché me ne frego completamente. Ah, sta che stronzo. Ok, stronzo. Stronzi. Ok, bella Stronger. Bella, bella. Ti saluto. Ti saluto. Già 2 like, attenzione, incredibile. Strong, vuoi venire nella live? Vuoi entrare? Dimmelo, scrivi nel commento, un commento se tu vuoi venire. 4 like, la madò. Allora sì. Allora sì. Così te parlo, se vuoi ci spieghiamo e ti spiego del fatto come cazzo ho fatto a incontrarlo, manco io ci credo. Tac, perfetto, a posto. Ok. Vediamo se Stronger vuole venire o meno. Via qua. Alle balle. Allora. Tutti nuovi questi video. Allora, per adesso niente, c'è niente. Cosa dire? Perché ho incontrato Stefano Sturaro in autogrill. Lo ripeto un'altra volta: in autogrill non l'ho incontrata allo stadio. All'autogrill sto provando a qualificarmi a Food Champions. Sto tirando i peggio porconi. Giusto, cavolo, si è buggato qua tipo il commento che no, 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 Dio, scusami. Cosa cazzo? No, questo è il mio video. La chat è sparita, non vedo più i commenti. Ok, come l'ho incontrato? Beh, te lo racconto subito. Allora, stavamo tornando, come sai che io abito in Francia, stavamo tornando, era mezza strada, era un'ora e mezza, in tutto calcola che da dove abito io fino a Torino ci vogliono 3 ore per arrivare. Era l'una e 12, mi ricorderò sempre sto orario. Eravamo a metà strada, restava un'altra ora e mezza per arrivare dove abito io. Entriamo in autogrill, io mi scappava da pisciare a fondo, il mio obiettivo non era andare a bere, a fare qualcosa, vado dritta al cesso, non ho visto chi c'era, chi non c'era, anche se c'era pure tutta la live, non me ne sarei accorto. Esco, dico, non è vero, non è Sturaro quello che vedo, perché stavo pure mezzo addormentando. No, no, Stronger, non c'era tutta la live, perché ti spiego, Sturaro, lui abita a Sanremo. E quindi, da quello che ho capito, lui non è andato col bus della Juve, ma credo che se ne è voluto direttamente andare a casa sua. Quindi penso che, no, che è normale che se ne è voluto andare. Se no avrei fatto la foto, penso, con tutti i calciatori della Juve. Ma già non è stato male trovarlo così. Non è stato male. E come ti stavo dicendo, vado a vedere, dico, non è vero, Sturaro.
Ma che vi siete detti? Ci siamo detti che non ci credevamo, ognuno stava per i cavoli suoi. Io ti giuro quanto ero così con gli occhi. Infatti, se vedi nella foto sto così. Sto ridendo, cioè faccio così, ma ho gli occhi più chiusi perché ero mezzo addormentato. Cioè, per un attimo mi sto chiesto, ma sto sognando, non sto sognando, cose così. E invece l'ho incontrato. E infatti la foto me la sono appesa là. Poi, come hai visto, ho caricato quattro video sul mio Puim Canals, come avevi visto, dove ho messo la tua formazione, ho fatto vedere i gol. Stranamente non mi hanno dato copyright, non ho capito, non mi hanno dato copyright. Più le cose delle formazioni è arrivato a 130 views. Una corsa incredibile. Incredibile. Allora, aspetta un attimo, perché prima non mi ha fatto scrivere. Ok, sì, me l'ha fatto scrivere, viva la figa. L'ho detto. Hanno anche avuto un bel supporto. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Che poi pensa che da dove. Ci sta. Ci sta. Pensa che da dove noi stavamo vedendo la partita, eravamo in alti, quasi al tetto, un altro po' dello stadio, da quanto eravamo alti. Però si vedeva bene perché eravamo praticamente a metà campo e vedevamo tutto lo stadio ed era una figata. Abbassa un po' la cam. Aspetta, no, mi sa che mi devo alzare io la testa l'alzo io perché so io che sto basso, non è la cam. O forse anche aspetta un po', abbassiamo la cam. Così, voilà, meno è meglio cossa. Così, ho visto come eravate in alto, vedi? Eravamo veramente alti, però io alla fine mi sono divertito, come ti ripeto, perché comunque non ci vado almeno, ci vado solo una volta. Però ogni volta che ci vado, comunque sempre, è come se la prima volta che ci vado, è sempre una figata incredibile. Ma allora, vi voglio raccontare sto fatto, raga. Possibile che se tu vai dentro lo stadio, ok che si fanno i soldi, Agnelli, tutti quelli che si fanno i soldi, siamo andati a comprare due cose, beh, ascoltate bene, una Coca-Cola e una focaccia alla mortadella. Aspetta un attimo, che vedo il tuo commento. E l'organizzazione quest'anno com'è allo stadio? No, devo dire che è abbastanza, come dire, tranquilla, ben organizzata, non c'è niente da dire, ben organizzata. Te credo, se vanno paga da Agnelli, che non sono ben organizzati. Vabbè, ora che ci sono certi stadi. E raga, vi ricordo che sul mio sempre primo canale, dato che io quest'anno non sono ancora andata allo Juventus Stadio, vabbè. Beh, ci andrai, penso. Intanto te sei andata a vedere Lazio Juve. E raga, vi ricordo che anche sul mio primo canale, mercoledì prossimo, uscirà la live reaction di Monaco Juventus. Quindi, cosa dire di più che io vado a vedere in un mese? Penso, sono stati i mesi più intensi che ho passato dalla mia vita. E allora, come stavo dicendo col fatto della Coca-Cola e della focaccia alla mortadella, volete sapere quanto abbiamo pagato in tutto? No, vi lascio dire voi un prezzo. Sparatelo, fate come volete. Vi lascio dire un prezzo. Stronga, secondo te, quanto può costare una focaccia alla mortadella e la Coca-Cola? Unisci tutto insieme, ok? Va bene. Poi me lo scrivi nella chat e mi fai sapere. Vediamo allora, intanto qua. Ah sì, vabbè, qua è il mio video. Beato te che vai a Monte Carlo. E d'altronde ci abito vicino. 10 euro. Hai azzeccato. Hai quasi azzeccato. 9 euro. Allora, è una presa un po' per culo. Parliamoci chiaro. Una Coca-Cola da 50 centilitri e una focaccia alla mortadella. 9 euro sono esagerati. Sono esagerati. Parliamoci chiaro. E invece usciamo dallo stadio, ce n'era uno col carrello, bottiglie d'acqua fredda e birra. Quanto costa 1 euro tutta? Tutto. Per farvi capire la differenza, eh? Però poca differenza, è proprio poca, 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 poca. Ok, qua. La Madonna, te credo. Galeri se fanno i soldi se ne fregano. No, ma io penso a Stronger che io ho visto tutta l'azione di Mandzukic partendo dalla difesa all'attacco.
stata una cosa incredibile. Ti fa capire quanto questo giocatore è veramente fondamentale per questa Juve di quest'anno. E ti fa capire che lui quando gioca si diverte quando gioca, ed è quello, secondo me, anche l'importante. E devo dire che anche il minuto di silenzio è stata una cosa veramente emozionante. Devo dire la verità, è stato veramente molto emozionante perché avete visto, raga, che negli stadi, un attimo, raga, che mi muto perché mi sa che mi sta chiamando qualcuno, quindi meglio portare panini. Esatto, infatti ho fatto così. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta. Aspetta un attimo, aspettate. Ah, eccomi qua, raga, è giusto, stavo parlando con mio padre. Mio padre ci ha detto che secondo lui Mandzukic dovrebbe rimanere a vita alla Juve. È quello che penso pure io, perché Mandzukic veramente non lo so io questo giocatore come lo adoro. Cioè, non ho parole per spiegare come lo adoro. Cioè, è un giocatore che veramente si dà l'anima quando gioca, si dà l'anima, si dà tutto, si dà tutto. Non ho mai visto, raga, attenzione, non seguo gli altri campionati. Non ho mai visto un attaccante come Mandzukic fare tutti questi chilometri in una partita sola. È veramente qualcosa di straordinario, Mandzukic. Cioè, non ho parole per descriverlo. Una partita, un'altra che mi ricordo bene, raga, e penso che tu, Stronger, sia andata a vederla, che mi sembra che l'avevi detto. Juve Bayern Monaco. Raga, Juve Bayern Monaco, cosa dire di più? Come vedere dal vivo Higuain e Dybala che danno spettacolo, è una cosa. Non c'è nulla da dire. Pensa che io vedere. Peccato che non c'era Cuadrado, se no avrei visto i quattro là davanti. E ho visto il classico, sì, 3-2. Complimenti al Barcellona che almeno ha fatto di tirare qualche bocca. Di dicevano che il Barcellona è finito, il Barcellona di qua, il Barcellona di là. Alla fine, devo dirti la verità, sono contento. Sono contento che ha vinto 3-2. Ha dato una bella lezione al Real Madrid, gli sta bene. Come detto, vabbè, Higuain e Dybala, raga, so cosa ci sono da dire. Due giocatori stratosferici. Uno che te fa le giocate alla Messi. Mamma mia, Juve, Bayern, Monaco, Mandzukic si è fatto. No, davvero, davvero. Infatti, torno sul fatto di Mandzukic. Anch'io sono contento. E sul fatto di Mandzukic, raga, che volevo tornare alla partita col Bayern, è stata proprio lì. Che Mandzukic ho visto proprio la prima volta che giocava, che non era la prima volta che giocava la Juve. Ho visto un Mandzukic così darsi l'anima. Perché veramente, se la raga, andatevi anche a vedere la partita solo di Mandzukic. Ma c'è stata in un'azione maledetta a Cuadrado che l'ha tirata, l'ha parata Neuer, vabbè, Cuadrado che l'ha tirata alta, tira la bassa, raso terra. Ha fatto tre recuperi palla. Partendo dall'angolino della bandierina per poi andare in area di rigore e creare un'azione da gol. Però è capire che Mandzukic, raga, si dà l'animo ogni volta che gioca. E quindi penso che Mandzukic, secondo me, dovrebbe rimanere alla Juve. Secondo me sì. Secondo me, raga, poi attenzione, forse qualcuno mi smentirà, forse co cose così. Allora, la Juve, secondo me, di che cosa che ha bisogno? Secondo me, di un centrocampista che come dire, che sostituisca un po' Chedira, un po' Marchisio. Io ho tirato i peggio bocconi sul tiro di Cuadrado. No, ma guarda, anche io penso che ho tirato de delle belle smadonne, non ti preoccupare. E quindi,
Allora, cosa stavo dicendo? Secondo me ha bisogno di un centrocampista che sostituisca Khedira, perché come stiamo vedendo adesso la Juve momentaneamente quattro giocatori che giocano davanti alla difesa su quattro, non mentiamo, ci sono Rincon, Marchisio, Pjanic e Khedira. La Juve secondo me ne ha bisogno di un altro, perché avete visto che Lemina adesso sta prendendo il posto di Cuadrado e Sturaro sta prendendo il posto di Mandzukic, quindi penso che secondo me la Juve avrà bisogno sicuramente di uno che si dà l'anima, tipo Verratti. Verratti sarebbe top, raga. E poi, secondo me la Juve, lo so che c'è il Cuadrado, però il Cuadrado, raga, 3 volte vi fa pigliare dei caga sotto, veramente vi fa cagare sotto. Vi fa cagare sotto, Cuadrado. Tenta il dribbling quando, secondo me, non serve. Vabbè che poi delle volte ti regala anche soddisfazioni. Allora, io amo Marione, secondo me tra i migliori ad ogni partita, sempre in forma quando gioco contro di noi. Ai tempi del Bayern giocava come terzino e si faceva il culo. Guarda, se devo dirti la verità, adesso non mi ricordo. Beh, penso di sì, perché Mandzukic, raga, veramente. Poi il pubblico dello stadio, raga, ieri quando è uscito, raga, sono stati da quando lo speaker ha annunciato che usciva, sono stati solo applausi. Ma sono applausi che secondo me si meritava a oltranza, perché beh, quando uno si fa il culo così, non c'è nulla da dire. Non ci sono attaccanti come lui. Cioè, lui è veramente un giocatore straordinario. Cioè, passare da prima punta a esterno sinistro non è facile. Non è per niente facile, eh. Non è assolutamente. Per me dovrebbero riprendere Vidal o Matuidi, perché a noi serve un centro. Ah, sì, è quello che infatti ho detto. Uno che va bene che tempera bene. E secondo me, raga, tornando al fatto degli esterni, Mandzukic sì, assolutamente, però deve trovare un altro esterno destro, perché secondo me Cuadrado sì, può darsi, può andare bene, ma io non lo so, non lo vedo bene, non lo so, raga, è una mia impressione. Attenzione, tutti, ognuno ha la sua opinione, c'è cioè quello di pensare quello che vuole, ma secondo me la Juve non dovrebbe tenersi Cuadrado, cioè, o meglio, se lo può tenere, però secondo me deve trovare un altro sostituto, perché non è che puoi andare tutta la stagione facendo il cambio Cuadrado e Lemina, sono due giocatori completamente diversi. Però che dire, Pjanic sono delle bestie, e ieri ho visto che anche Marchisio ha giocato bene. Sì, non ti dico le smadonne quando Marchisio aveva fatto quel controllo sbagliato. Ah beh, dalla scossa anche lì sarebbe top. Non ti dico quando Marchisio ha controllato palla, le smadonne che a me sono venute in mente. Meno male che c'è Munoz che ha detto, dai, visto che ci sono due che vengono raramente allo stadio, mi facciamo sto piacere e gli facciamo fare il primo gol. E niente, concordo sul discorso. Eh sì, no, perché come ti dico, perché non è che puoi andare avanti tutta la stagione mettendo un po' Cuadrado e un po' Lemina su due giocatori completamente diversi, e poi non c'è discorso. Un altro discorso, raga, che vorrei fare è sul fatto dei terzini, perché secondo me la Juve dovrebbe trovare, raga, un terzino che gioca sia a destra sia a sinistra. Vi faccio un esempio: la Juve aveva anche l'anno scorso, solo veramente che è stato veramente sfortunato questo calciatore, parlo di Martin Cáceres, raga, perché Martin Cáceres, parliamoci chiaro. Lemina andrebbe bene come mediano, sì, anche. Però devo dire la verità, come esterno adesso non è che gioca, non gioca chissà quanto Dio, però non gioca male. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più, vabbè, se mi riviene lo ritrovo, aspetta un attimo. Ah, sul fatto di Cáceres, che Cáceres, raga, è un giocatore che poteva fare di tutto, difensore centrale, terzino destro, terzino sinistro. Il problema è che c'è sti cavoli di infortuni che secondo me veramente gli hanno rovinato la carriera in una maniera incredibile, perché Cáceres, raga, parliamoci chiaro, secondo me, era bravo come terzino. Forse, attenzione, forse, secondo il mio parere, meglio di Lyxzén. Sono due giocatori completamente differenti, perché Lyxzén era uno più da corsa e Cáceres è uno più da difensore proprio centrale. Però secondo me la Juve, come ho detto, raga, deve trovare un terzino che gioca sia a destra sia a sinistra, o De Sciglio o Darmian, per esempio. La Juve secondo me ha bisogno solo di un terzino sinistro, ovvero Kolasinac, perché oltre a Daniel Alves c'è Lichtsteiner sulla destra. Sì, è vero, è vero, è vero. Però ti ricordi che quando la Juve aveva perso Daniel Alves per infortunio stavamo con le dita nel sedere per i terzini?
Sei con le dita nel sedere perché terzini non c'è. Poche parole. E quindi sì. Perché parliamoci chiaro, quando la Juve Cáceres era molto forte, un po' come Pato forte, ma sempre fortunato. Sì, più o meno lo discorso. Sì, più o meno è come era come Pato, sì, assolutamente. Come avete visto, Cáceres adesso al Southampton non lo sto seguendo, quindi raga, non vi posso dire com'è, quindi non è che so. Comunque, anche un pensiero che volevo fare è dare tutte le mie condoglianze alla famiglia di Michele Scarponi, tutte le mie condoglianze a questo decesso, che ogni volta quando c'è un decesso è sempre brutto, soprattutto nel mondo dello sport. Di che cosa possiamo parlare d'altro? Vediamo. Per non dimentichiamoci di Piazza sulla sinistra, che ora è inutilizzabile. Sì, anche Piazza, sì, assolutamente c'è anche Piazza, che spero che ritorni presto, perché comunque, raga, Piazza veramente quest'anno anche lui è stato veramente sfortunato. Sfortunato. Un altro discorso che vorrei fare su Bonucci. Allora, per il gol della Madonna che avrà fatto, non so se è stato deviato o meno, perché il gol l'ho visto troppo veloce. Non lo so, lo fanno vedere talmente troppo veloce che non ci ho capito. Ieri Bonucci, ma ci ha fatto tirare, Porcone ci ha fatto cagare sotto. Dopo 3 minuti, Cáceres non sta giocando lì in Inghilterra. Guarda che sta giocando in Inghilterra, Stronger. Devi vedere bene, guarda che Cáceres gioca al Southampton. Adesso aspetta, se riesco te lo faccio vedere in immagine. Perché guarda che Cáceres gioca in Inghilterra. Mi sembra di sì, eh. No, no, mi sa che Cáceres sta giocando col Southampton. Sì, guarda che cazzo, secondo me sta giocando al Southampton, adesso vediamo. È andato lì dove c'è la squadra di Gabbiadini, che anche lui un po' forse Gabbiadini si è un po' rovinato col fatto che è andato al Napoli. Porco due Bonucci, che gol ha fatto Bonucci? Sì, no, ma quello è il fatto che ti dico, Bonucci ha pure fatto un gol della Madonna, però ieri, raga, ogni volta che c'è la palla. Nel senso che non gioca mai una partita, mi sono spiegato male. Ah, ok, va bene. Sì, però comunque sta giocando, cioè non sta giocando, nel senso che non fa tante partite, cioè non so se non ha giocato, non lo seguo il campionato inglese, raga. Quindi scusatemi se dico delle cagate, però. No, allora, sul fatto di Bonucci, raga, ma Bonucci, ma maledetto te, Bonucci, ma hai fatto pure qualcosa della Madonna? Madonna, ieri ogni volta che c'era la palla cercava di salire per fare per forza gol. Alla fine c'è riuscito. Ma poi dopo 3 minuti quando è scivolato, oh Madonna, le cagate sotto, le cagate sotto. Sì, no, Gabbiadini assolutamente. Secondo me il fatto che è andato a Napoli l'ha rovinato. Ah, l'ha rovinato. Poi, raga, vi volevo parlare. Tu credi nel triplete della Juventus? Io ci credo, assolutamente sì. Assolutamente sì. La Juve quest'anno ha fatto vedere che battendo il Barcellona è capace di battere qualunque avversaria. Qualunque avversaria, assolutamente sì. Io ci credo pienamente al triplete. E una cosa che vorrei fare veramente da una parte di gioco, quanti veri Dio, volevo per forza beccare il Monaco, ma non più che altro per andarla a vedere. Sì, no, ma anche a me è buono. Siccome io ho degli amici che sono tifosi del Monaco nella mia classe, ho voglia di farli vedere. No, paura del Monaco. Un po' Mbappé, un po' l'attacco, ma non tanto, perché sappiamo la difesa, la Juve che è difesa, ma non ho chissà quanta paura. Non so quanto chissà quanta paura. Anche la Juve quando ha giocato 2 anni fa con Monaco, non dico che ce l'aveva quasi in mano, però secondo me non ci avevo assolutamente paura. Però il Monaco dei tempi, raga, c'era di giocatore, cazzo, Martial, Carrasco, con Ndombia, che adesso si è rovinato andando all'Inter, ce l'aveva giocato vero. Sul fatto del Monaco, raga, che torno, che gli faccio capire che sto Mbappé, per quanto può essere bravo, che sta giocando bene, voglio vederla a confronto a difensori come Barzagli, Bonucci e Chiellini, che secondo me sono, parliamoci chiaro, raga, i 3 difensori centrali più forti del mondo, perché non ce ne sono.
di fargli capire che Mbappé, se gioca contro questi difensori, che non sa, che non è chissà chi, può essere bravo, attenzione, eh. Cioè, è bravo secondo me Mbappé, però col Monaco la Juve vinse solo 1-0 in due partite con un rigore inesistente. Vabbè, più io penso a un po' Stronger che ti racconto che io stavo nella curva di Monaco a Torino, per farti capire. Solo questo, ti ho detto solo questo, ti ho detto solo questo. Ti ho detto solo questo, puoi capire l'inferno. Ok. Quello che dico io su Mbappé è lo stesso che dici tu. Sì, assolutamente, perché secondo me voglio vedere sto cavolo di Mbappé, raga. Poi dicono il Monaco può aver battuto pure poco, ci ha dato un Manchester City. Adesso voglio vederlo con la Juve. Boh, poi ma raga, magari mo fa il Monaco fa una partita della Madonna, succedono casini. Però voglio vedere Mbappé. So curioso perché poi io lo vedrò allo stadio, voglio vedere sicuramente com'è. Perché, raga, parliamoci chiaro, Mbappé, avete visto tutti i gol che ha fatto? Ok, che magari avrà fatto gol, però Madonna, ogni volta li ha fatti da 2 metri dalla porta, sono bravi tutti così, eh. Poi non mi ricordo un gol che ha fatto dalla distanza, uno. Li ha fatti tutti. Mi immagino i porconi che hai tirato quando ti hanno messo una corda. Vabbè, però alla fine me la sono guardata, era la prima partita che sono andato. Che poi un'altra cosa che era abbastanza fortunato, parentesi, che c'era una ventina di tifosi della Juve. Sì, vieni, vieni, aspetta, ti invito, Stonger, normalmente ti ho invitato. Se vuoi venire, per forza, ti invito assolutamente. Ok, normalmente ti ho invitato, eh. Tac, ti ho invitato adesso. Sì, se vuoi, vieni assolutamente, se vuoi venire, vieni. Assolutamente, mi fa piacere che vieni. Così parliamo un po' di Monaco, del Monaco, del Monaco. Monaco. Grazie. Di niente, di niente, di niente. Che poi, raga, volevo dire un'altra cosa. Cioè, non mi. Sturaro è alto 1,81, lui gli arriva alla spalla, Sturaro. È anche più alto della spalla. Che non sarò forse più alto di lui da grande, non lo so. No, non lo so, l'ho detto così, poi fate come lo vuoi. Vediamo allora. Quindi, normalmente Stronger dovrebbe arrivare fra qualche minuto, qualche secondo, non lo so. Non lo so. Non mi è arrivato l'invito? No? Allora, aspetta un attimo, mi sembra strano. Devi, non lo so, qua devi, aspetta, vai un attimo su Hangout, se no, aspetta un attimo, è strano perché qua mi dice che l'invito te l'ho pubblicato, aspetta, ti provo a invitare un'altra volta, invita, qua mi dice invito pubblicato, aspettate raga, mi sta chiamando Stronger, shh. Un attimo, zitti. Ok. Paolo. Quanto stanger? Eccoci. Ah, eccoti. Voilà, a Ok, posto. io si metto la mia. Ah, ok, si vede la mia faccia, perfetto. Sì. Ecco. Allora, non ti dico Niente, ti dicevo sto Monaco un po'. Monaco qua. Allora, io ti dico che come ti ripeto, io ci credo veramente tanto al triplete finalmente. Però una cosa che mi dà fastidio è ogni volta perdere sta cazzo di Supercoppa, veramente. Perché ogni volta che perdiamo la Supercoppa arriviamo lontano in Coppa Europea. Vabbè, sai che c'è, sinceramente, per noi ormai la Supercoppa è diventata un po' una coppetta, Sì, in anche se effetti. tanto coppetta non è. No, Poi assolutamente. secondo me la Juve, non lo so, mi preoccupa questo Mbappé perché ok, come hai detto tu, non segna tanto da lontano, però comunque è un giocatore che ti fa la differenza. Ricordiamoci che a 18 anni ha eliminato City e Borussia. Quindi questo, beh, tu ovviamente sai il mio pessimismo, che è incredibile. Lo so. E allora, e lì cambia tutto, eh.
Esatto, cambia tutto. E su, quando ho visto Manzo che ci fa quella sgaloppata lì, mi sono detto veramente, questo è un giocatore infinito, veramente, sì, dall'anima. Guarda, come ti ho detto, Mandzukic, io lo amo come giocatore. Quando arrivò alla Juve tutti a dire scarso, ma che abbiamo preso sti qua? Tutti si chiedevano, ma perché gioca lui e non Morata? E lo stanno capendo solo ora, purtroppo, il perché giocava lui e non Morata. Questa cosa un po' mi fa arrabbiare, un po' mi ripaga del fatto che io dicevo, Mandzukic, vedete che è forte. Vedete che fa la differenza, nessuno mi ascoltava. Ora invece è tutto cambiato con Sì, Mandzukic. assolutamente, assolutamente. E poi un'altra cosa che ho visto fare dagli attaccanti della Juve. E che da quando gli è arrivato Conte, non so se te ti ricordi una partita Juve-Atalanta, l'ultima partita di Del Piero. Te la ricordi questa partita qua? E ti ricordi Vabbè, sì. che Del Piero c'era un difensore dell'Atalanta che è salito e Del Piero ha fatto una rimonta per recuperarlo, per evitare che l'Atalanta potesse creare un'azione. E il coso che hanno gli attaccanti della Juve è di sacrificarsi sempre. L'ha fatto vedere anche Higuaín quest'anno tante volte. L'ha fatto vedere Dybala, lo fa vedere. È un punto in più che gli va dato a questi attaccanti della Juve. Vabbè, sicuramente. Poi, secondo me, allora la Juve, per quanto riguarda un centrocampista, allora, se noi andiamo a vedere ormai. La Juve chi potrebbe prendere? Potrebbe prendere dei giocatori che un po' sanno fare tutto. Le opzioni sono quattro. Due che sono degli ex giocatori. Anzi, sono cinque, scusami. Due sono giocatori che hanno già militato nella Juventus, ovvero Pogba e Vidal. Sì. E non verranno mai più alla Juve. No, penso. Perché, vabbè, Vidal ormai sta diventando vecchio. Il Pogba ha 100 milioni. Daglieli tu a quello Sì, là. si è montato la testa, si è montato la testa come stiamo vedendo. Poi l'altra opzione è Matuidi, che per carità tolgo il cappello di fronte a Matuidi, però c'è di meglio. Si E ascolta. quel meglio lo possiamo trovare o in Nainggolan, che però non verrà mai alla No, perché Juventus, odia la Juve a morte come io lo odio lui a morte. oppure Kanté. Che raga, Kanté veramente sta. Non so su FIFA cosa gli hanno dato. Kanté che Gli hanno dato, se vede la la. carta ha 92 di overall. Sì, veramente, ma che cavolo è. E. Vabbè, però oltretutto, no? Cioè, comunque, te è anche uno che sa fare di tutto e di più. Poi, oltre loro 5, non saprei veramente. C'è di molto, molto. Però, certi giocatori, vabbè, sono imprendibili, tipo Pogba e Vidal. Nainggolan, non so quanto voglia venire. In estate, la Juve, credo che cercherà un nuovo assalto a Matuidi, anche se. Secondo me il centrocampista ha perso e ritrovato. E secondo me proprio Khedira. Non lo so, secondo me perché Khedira non sembrerà, ma veramente dalla partita col Barcellona ho visto un Khedira che si sacrifica per la squadra. Vabbè, come devono fare tutti i Sì, mediani. assolutamente, assolutamente. E poi. Pjanic era il giocatore che cercavamo e l'abbiamo trovato, appunto. Sì, esatto. E poi se vai a vedere i due top player che la Juve ha preso, cioè li ha tolti alle due più grandi squadre insieme alla Juve, che sono Pjanic, che era la Ma Roma, Higuaín a Napoli, sicuramente. e la Juve anche su questo. Guarda che non sembra, però la Juve, cioè, alla fine, cioè, ha soffiato pure un grande perno di una squadra a una sua rivale in Champions League, ovvero al Barcellona. Cioè, al Barcellona noi abbiamo tolto, come si chiama? Dani Alves. E Dani Daniel Alves. Alves, cioè, E mi ha cos'è detto Daniel cacchi. Alves? Dani Alves, veramente, bisogna vedere ora che ne sarà di Dani Alves, perché io non. Se ti posso dire qua mi venerai sicuramente. Quando era arrivato alla Juve,
lo vedevo tipo come un dio. Ora invece c'è No, ogni partita anch'io, anch'io. mi aspetto sempre di più da Daniele. Dico, Sì. dai, Dani, gioca bene. Io ho detto, secondo me Daniel Invece. è venuto qua a Torino per prendersi una vacanza con le ciabatte e poi quando gli capita di Esatto, giocare bene, gioca esatto. bene. Esatto. Ma secondo me c'è. Prima che noi vediamo un grande Dani Alves, c'è molto da fare perché certo non è il primo che passa per di là. Grazie, Vabbè. grazie, grazie. Un terzino che veramente, un terzino a me che mi piace tantissimo, raga, è Florenzi, che è uno che ti può fare il centrocampista, il terzino, l'attaccante, Però stesso portinaio. discorso di Nainggolan. Sì, Non sì, verrò sì. mai. Poi vabbè, che piani ci è venuto, quello è un altro discorso. La ci vuoi fare Pjanic l'aveva già detto tante volte. Io voglio stare in un club che vince. La Roma non vince, e allora è meglio che se Come va, Wayne, la perché stessa cosa. ma Higuaín pure, cioè, un campione del genere fai 36 gol, ma non vinci un cacchio, ma cioè, allora a Esatto. questo punto vattene. Che devi fargli? Certo. Perché se devi giocare, però non vinci, perché alla fine nel calcio sì, ok, devi giocare, però se lo fai per lavoro non credo che uno si possa divertire, E perché il anzi, calcio io serietà è molto altro. se ti devo dire la verità, per la partita che ho visto ieri della Juve, le due partite che ha fatto col Barcellona, sono stato rimasto sorpreso di certi antifiorentini perché dicono la Juve sempre a rubare. Invece c'è stato, come ti ho detto, che io ho un cugino che è interista proprio antifiorentino, proprio dice rubate sempre, che è andata a dire la Juve si è meritata la qualificazione perché il Barcellona, no, quando andava là davanti, no, non riusciva a concretizzare. E la Juve invece ha saputo concretizzare come si è vista nella gara di andata. Vabbè, ma allora io c'è cioè, la Juve allora è partita con l'intenzione del stiamo un quarto d'ora, giochiamo per un quarto d'ora. E poi perché se tu giochi per un quarto d'ora gli fai capire che sta partita la vorrai vincere, no? Allegri poi nel secondo tempo gli avrà detto, ragazzi, avete fatto bene, li abbiamo un po' spaventati. Ora giochiamo di contropiede e restiamo in difesa. Cosa giustizia? Perché tu, allora, se non mettiamo io la squadra che non volevo beccare in semifinale non è tanto il Real Madrid, quanto l'Atletico L'Atletico, Madrid. sì, perché Perché l'Atletico Madrid, se vai a vedere, è la nostra fotocopia. sì, Cioè, assolutamente. loro capiscono al meglio l'avversario. Hanno dei grandi talenti. Porco due. T'ammazzano proprio. Cioè, quelli dell'Atletico. L'Atletico è una grande squadra perché ci è arrivato in finale l'Atletico. Ha capito gli avversari. In questo caso l'anno scorso Barcellona e Bayern. E li ha Esatto. sottomessi in un modo Importante. fantastico, perché cioè fare cose del genere, perché allora innanzitutto se Barcellona e beh, Monaco non vuol dire che sei passato per culo, perché comunque poi a parte tutto Barcellona e Bayern, ora tutti potranno dire Barcellona e Bayern squadre di merda, non è vero, cioè No, assolutamente no. cavolo, non è perché mo sono usciti ai quarti, vuol dire che Sono perché usciti ai quarti quest'anno, contro no? due grandi squadre. Ma se ora noi vediamo i quarti in semifinale di Champions League, cioè se andiamo a vedere, ma chi c'è? Cioè, In grande squadra, chi c'è? Negli ultimi anni è sempre stato tre grandi squadre, Barcellona, Bayern e Real, e questa volta sono. poi una squadra. È una squadra a sorpresa. Cioè, è sempre stato così. Sì, assolutamente. Alla fine, è andato pure di lusso. Nel senso, poi noi parliamo tanto, no? La Juve, vabbè. Ma il Bayern Monaco, cioè, è come noi alla fine. Sì. Cioè, ogni anno dicono, Bayern Monaco favoritissima per la Champions. Scusa.
la Champions non va lì da 4 anni. E vabbè, uno mo mi potrà dire 4 anni, mica 20. Quindi è anche vero. Però le storie sono diverse. E poi non dimentichiamoci che è sceso in Serie B con giocatori importantissimi. Ibra, Vieira, sti giocatori qua, mica giocatori che passano di là. Cosa posso dire? Cioè... E poi un'altra cosa che volevo parlare sul calore del pubblico ieri, che è stato veramente, come ti avevo detto, anche sul fatto di Mandzukic, che quando è uscito la mente si è beccato applausi, 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 se li meritava d'altronde. Cosa dire? Vabbè, sì, ma io posso dire una cosa, il pubblico juventino, secondo me, non è perché sono di parte, però c'è proprio l'educazione. Sì, per esempio, ci sono... tifoserie, e secondo me le più rispettose in Italia sono, allora, Juve, vabbè, e poi qua mi potrai dire no, non sei d'accordo, però secondo me Juve-Lazio, sai perché? Perché quando sono andato a vedere Juve-Lazio non ho sentito un fischio per le vittime di Amatrice, mentre invece c'è... Cioè, sì, assolutamente. Ci sono partite dove viene fischiato un minuto di silenzio, vergognatevi. Sì, assolutamente. Cioè, ieri per Scarponi tu hai sentito un fischio o qualcosa? No, assolutamente no, ho sentito solo applausi o silenzio, silenzio, assolutamente. Non ho mai sentito un fischio. Esatto, cioè. Assolutamente no. Vabbè, posso capire, all'Olimpico si sentivano solo applausi e va bene, ci possono stare. Ma allo stadio non senti una mosca. Cioè, no, ma che poi col fatto che hanno fatto che chiudono le luci, e poi è veramente vabbè, quella è una gran cosa. Che non fanno voglio niente. Dire, tu allo stadio, se urli durante un minuto di silenzio, cioè è capace che ti sentono pure i giocatori, perché non senti fiatare una mosca. No, assolutamente, assolutamente. Oh no, correggimi se sbaglio poi, eh. No, assolutamente, assolutamente. E poi, raga, un'altra tifoseria che a me di 3 anni fa... No. Sì, 4 o 3 anni fa, non me lo ricordo più. Una tifoseria che veramente era calda, ma veramente che si vedeva anche se avevano perso 3-0 all'andata e 2-0 al ritorno, erano quelli del Celtic. Borussia. Quelli del Celtic. Sì, quando sono andato allo stadio a vedere la partita di ritorno hanno avuto un rispetto che non ti dico, cioè non puoi capire. Sono venuti loro di persona, ci hanno stretto la mano e hanno detto good luck for the Champions League. Cioè, vabbè, buona fortuna per la Champions League. Sì, ma assolutamente. Ma che educazione che non ti dico, Paolo. Veramente. Sì, ma assolutamente. Ti chiamo Paolo o Mario stavolta? Come vuoi te. Vabbè, ti chiamo Luigi, che è meglio. Sì, fai prima, fai prima. Vabbè, ti chiamo Luigi, di me contro te. Lui e lei Sofì. Vabbè, comunque, cioè, capito la cosa? Sì. Alla fine, cioè, il Celtic, porco due, sono venuti loro a stringerci la mano. Io ora ti dico una cosa che mi ha detto, cioè, mi è stato detto pure, no? Se voi aveste perso col Celtic, non sarete andati a dargli la mano. E questo è anche vero. Sì, a questo e io ti dirò, è verissimo. Questo è poco ma sicuro. Ma perché sai la cosa? In Italia viene eliminato dalla Champions. Sì, La tua bestemmi, cioè ti incazzi, non ci pensi di andare a perché... congratularti. Sì, assolutamente. Che E se poi, poi cioè... se va a vedere noi che guardiamo la Juve ogni volta. La Juve, ogni volta che vediamo in campo, ti diciamo ha vinto, ha vinto, ha vinto, perché noi no, siamo veramente di come tutti, praticamente come tutti, anche tifosi, forse tifosi del Crotone o cose così. Non gli piace perdere, assolutamente. Cioè, non ci piace Cioè, perdere a noi tifosi della Juve. allora, tu devi sapere che ci sono tifoserie che se la squadra perde ma si è combattuta la partita, quelli là sono felici, dicono grandissimi, bravi, ci avete sperato fino all'ultimo. No, cioè la Juve è tutto il contrario. La Juve o vinci oppure non esiste pareggiare o perdere. No. Cioè, se pareggi o perdi,
Cioè, se tu alla Juve non devi mai giocare per il pareggio, al massimo per la vittoria. Tu alla Juve, tu se sei alla Juve, vuol dire che vuoi vincere. Sì, assolutamente. E chi gioca alla Juve deve giocare per la vittoria, Esatto. assolutamente. Non devi giocare cioè, non va a giocare per hobby. Esatto. Poi, vabbè, ci sono tifoserie del Crotone, io te lo posso dire perché sono calabrese. È Cioè, una cosa che ha detto Allegri, che secondo me è anche vero come si vede nel campo, è che lo spogliatoio della Juventus è contagioso. beh, ma sai pure una cosa? Io ci sono stato nello spogliatoio della Juve. Ti posso dire, la Juve. Sì, la Juve. In pratica non mira mai la difficoltà che c'è dell'avversario. Guarda Allegri. Cioè, Allegri, porco due, ha detto di fronte al Barcellona, dopo la vittoria 3-0, l'avversario più difficile ora non è il Barcellona, ma la squadra che avremo di fronte, cioè il Pescara. Cioè, io Ragione. solo una cosa, che dopo questa vittoria 4-0, dopo che, cioè, allora, dopo che noi abbiamo eliminato il Barcellona, questa roba qua, e dopo la vittoria 4-0 col Genoa, mi auguro che la Juve le vinca tutte 4-0. Perché, allora, ti spiego, è un concetto molto... Diciamo, se la Juve ne vince una 4-0, voglio che ne vinca tutte 4-0, come tutti i tifosi, no? Però ti posso dire, cioè, che... Perché, allora, se noi le vinciamo tutte 4-0, vuol dire che siamo una squadra che allora ha fame di vittoria, vuole vincere esageratamente, non è che vinci solo 2-0 col Pescara, no? Io, quando la Juve vince solo 2-0 col Chievo, mi incazzai molto perché dissi, ma no, dai, c'è solo 2-0 col Chievo, ma dove vogliamo andare col Barcellona? E questo, no, un po' ti fa capire come, cioè, come molti tifosi juventini. E da una parte uno può dire, la difesa del Barcellona si apre, quella del Chievo Verona no, quello è anche vero, però, cioè, secondo me, Esatto. La Juve a ogni partita è normale che noi tutti vorremmo che la Juve vincesse tutte le partite, tanto a pochissimi. È normale perché uno ogni volta, soprattutto il tifoso che va allo stadio, prendo per esempio te ieri sera. Tu ieri sera volevi vedere solo un gol o ne volevi vedere quattro? Beh, penso che 4 non volevo vedere, perché assolutamente se te vai lì allo stadio ne vuoi vedere tanti. Cioè io penso che secondo me Allegri, ogni volta che prepara la partita, debba dire, ragazzi, noi andiamo lì, giochiamo per i tifosi, non giochiamo per... cioè, giochiamo per la vittoria, ma giochiamo per quelle persone che sono venute da casa, hanno speso i soldi per venirci a vedere. Conte ha fatto la stessa cosa contro l'Arsenal ai giocatori del Chelsea. Il Chelsea li ha stracciati 3-0. Sì, assolutamente. Farti capire, cioè, Conte, secondo me, allora, Conte è un giocatore, sì, un giocatore, è un allenatore. Magari fosse un giocatore così, giocava ancora nella Juve. Però ti posso dire una cosa, per ora, a quanto si vede, ha fatto meglio Allegri di Conte. Sì, assolutamente, Secondo assolutamente. me, ma secondo tutti, perché, Sì. allora, per 3 anni, allora, un anno sei stato eliminato in finale, e vabbè, là che ci puoi fare, la squadra più forte, vabbè. Poi, Secondo anno si l'anno, è stato eliminato in a ottavi da. testa alta dal Bayern, Esatto. e vabbè, là che ci puoi fare, il Bayern Monaco, E poi abbiamo una gran. E quest'anno hai battuto 3-0 il Barcellona, stai in corsa per andare a Cardiff. ora, se noi vediamo, ha fatto meglio Allegri, poi perché pure lo scudetto, no, tutto in rimonta l'anno scorso, cioè chi l'avrebbe mai Assolutamente. fatto una rimonta del genere? Che io. Conte non l'avrebbe mai fatta una rimonta così, No, no, magari assolutamente. può farla l'anno prossimo, chi lo dice? Però Sì. Ah, che poi. secondo me è tutto un discorso diverso tra Conte e Allegri.
Che poi ti dico questo fatto che quando ho visto l'autogrill, cioè quando l'ho visto, quando non l'ho visto, non è che ti dici che sto raro ti guarda, no, no, assolutamente niente. Se lui sta a parlare con qualcuno, se è fissa con qualcuno, non è che ci dice, oh, te sei tifoso da Juve, vieni qua, ci facciamo una foto. Ma penso come tutti i calciatori, d'altronde. Ma però penso che trovare un calciatore. Ah, vabbè, ma che vi siete detti proprio in generale? Tutto il discorso, no? Con Sturaro. Che mi ha detto che per la partita era molto contento e che ha detto adesso pensiamo per Bergamo. Grande. Infatti Non ti la potevi foto far salutare il canale così c'avevi più iscritti? lo so. Il No! problema è che c'avevo il telefono che c'era al 0% per farti capire. Non potevo farla. Vabbè. Vabbè, fa niente. Che poi trovarla all'autogrill un calciatore ce ne vuole. Chi se lo sarebbe aspettato? Te vai a vedere una partita. Io una volta allora ero col club della Juve. Allora c'era. Ma porco di. Bestemmi nel mio canale. Scusa un attimo, mi muto un Sì, vai. attimo. Dio, ma mai sentito? No, no, non t'ho sentito. Ok, meno male. Ho capito dal labiale. Oddio. Ai, ai, ai. Un'altra cosa che mi è successo. Tanto è morto stronchio. Sta Madonna, trasformando in degenero sto video. Sto live. Madonna, Madonna, che gioco di merda, porco. E io mi sono chiesto una cosa, mi dico, ma o sto roro c'è la macchina modificata o c'è il teletrasporto, perché noi siamo usciti 5, non dico 5 minuti prima che usciva la partita, però 30 secondi prima, dai, 30 secondi del fischio della fine. Siamo usciti, siamo andati, ok, dici tu sei più veloce dei giocatori, dai, io per andare all'autogrill più lontano. Ah, beh, sì. Invece te lo vedi sbucare lì prima di te. Cosa ci puoi dire lì? Dice o c'è il teletrasporto o c'è qualcosa. Vabbè. Tu con che macchina sei andato? Con una Renault. E lui con che macchina è andato? Senic. Come? Senic, la Renault Senic. No, lui. Questo raro. Lui è andato invece con la Jeep tutta a chiavette blindati, tranquillo. Ah, è vero, loro hanno una Jeep a giocatore. Sì, normale. Poverini, vabbè, non gli mancano i soldi, va, poverini. Ma quelli è un regalo, eh. La Jeep è un Sì, regalo. lo so. No, per dirti che anche Cioè, volendo se ne possono comprare doveva 100 essere una Jeep. volendo se ne possono comprare 100 di Quel momento in chip. cui viene a sapere che Samoa ha più Jeep di te. In effetti. Cioè, Samoa ha più Jeep di me, te, Edo, Leo. Di qua messi insieme. Pensare che un giocatore che ha 16 anni come Moise Kean prenderà 1 milione di euro all'anno, E chi era lui? cosa che sogniamo, sì, Moise Kean, che sogniamo, Kean, E chi è Ken? il giocatore della Juove, Ah, quel ragazzo, sì. 1 milione di euro, che sogniamo tutte le famiglie. Di tutti i nostri amici non ci arriviamo manco quella somma lì. È vero, quello là la Jeep gliel'hanno data ai genitori. Figlio di merda. E vabbè, almeno quando sarà, cioè, 18 anni la guida. Vabbè, va. Boh, io adesso chiudo la live perché il mio computer sta crepando. Raga, io spero che questa live vi sia piaciuta. Mi raccomando, iscrivetevi a Stronger, a questo canale se ve paro. No, iscrivetevi a lui.
Paolo Paolo, Buffon, Buffon, Higuain, ovviamente. Asamoah, Ken, Sturaro. Tutti Ora si crea quanti. il canale Sturaro 27 Autogrill. Mi sa che lo creo. Stefano. Forse lo creo. Sì, ma magari non lo chiamare autogrill. Rigore! Paolo, dimmi, destra, sinistra o centrale? Tategalma, Paolo. Tategalma. Io Oddio. a destra. Rigore al 90esimo. Buono, Paolo. Sì. Paolo, mi sto cagando sotto, Lasciamo la dub, lasciamo la dub. Paolo. 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 Paolo
Porco. Va bene, Ci va stava. bene. No, Raga, no, no. io come ho detto, spero che questa live vi sia piaciuta. Condividete, iscrivetevi al primo canale, al canale di Stronger, a questa, Andrea Power, Fire Angel, Jackie J, Mac the J, Edo, la zia di Edo, tutti quanti. E da me e Stronger è tutto, e noi ci vediamo alla Bella prossima live. ragazzi. Bella! Ciao, ciao a tutti.